Eu dou a palavra ao professor e pesquisador Mirko Dondi, da Universidade de Bolonha, que vai falar sobre o instrumento de controle e de ação da Guerra Fria, guerra psicológica e guerra não ortodoxa, na Itália de 1945 a 1974. Tem a palavra o professor. Grazie innanzitutto per l'invito. È con molto piacere che sono qua oggi. La mia relazione tratterà un aspetto del funzionamento della guerra fredda e specialmente il funzionamento della guerra fredda in Europa. Comunemente la nostra percezione è quella di un conflitto assolutamente virtuale, dove lo schieramento contrapposto degli eserciti in realtà ha annullato ogni tipo di scontro. In realtà non è assolutamente così, questa è una visione, diciamo, letteraria da romanzo di spionaggio. In realtà il conflitto si muove attraverso strutture sotterranee con il tentativo di cambiare gli equilibri di ciascun paese lavorando dall'interno e ovviamente cambiando gli equilibri in maniera differente rispetto a quello che era stato il decorso elettorale. Ha una particolarità il conflitto della guerra fredda, che è un conflitto a risposta variabile. Un conflitto a risposta variabile che significa che a una minaccia presunta corrisponde una presunta risposta. Questo dipende dalla percezione che i governi hanno del pericolo e dall'interesse che i governi hanno a tenere alto l'idea di pericolo nell'opinione pubblica. E veniamo agli aspetti cruciali, diciamo, della guerra fredda. Abbiamo detto guerra psicologica e guerra non ortodossa. Da dove provengono questi due termini? Questi due termini vengono dalla stessa documentazione NATO, dalla documentazione statunitense, dai documenti strategici, diciamo, del mondo occidentale. E che cosa sono in realtà? Ovviamente sono forme di contrapposizione limitate rispetto a uno scontro bellico tradizionale, ma causano ugualmente vittime e non sono immuni dal produrre degenerazioni istituzionali, come di fatto avviene in Italia. La guerra psicologica è in realtà una forma di persuasione che strumentalizza la paura e il pericolo, e al tempo stesso è anche una pianificazione di strutture paramilitari non note al nemico. La guerra psicologica mira quindi a sollecitare l'emotività dell'opinione pubblica. L'emotività crea una condizione di instabilità che quindi permette più facilmente di cambiare i giudizi. Quindi un'opinione pubblica instabile che può passare da destra a sinistra deve essere comunque sollecitata con un senso di allarme, un senso di pericolo proprio sulle fondamenta del sistema. E questo è una delle armi della guerra psicologica. La guerra psicologica è questo ed è soprattutto una campagna di stampa rivolta all'opinione pubblica. È chiaro, perché questa possa funzionare, che i mezzi di informazione, i giornali, le televisioni e la radio, devono essere in mano governativa, quindi la maggior parte degli strumenti di comunicazione devono essere nelle mani del governo. La guerra psicologica, disse il presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, è quella di lavorare sulla mente e sulla volontà degli uomini, letteralmente, battle for the minds of men,
questa stessa formula pronunciata pubblicamente da Eisenhower negli anni 50 la ritroviamo in un documento ufficiale della NATO a Oslo nel 1960. Ora, da questo aspetto, e non soltanto da questo ovviamente, capirete come l'idea della guerra psicologica sia sì una campagna di mobilitazione nell'opinione pubblica, ma è anche una strategia militare, cioè la guerra psicologica è parte dei decaloghi, dei manuali in uso alla NATO. Una delle caratteristiche della guerra psicologica è quella della diffusione delle notizie false, molto spesso notizie false provenienti dalle istituzioni. C'è una lunga casistica che possiamo fare, ma che nel caso italiano comincia molto presto. Diciamo la prima notizia falsa che viene diffusa dal capo della polizia in Italia arriva nel 1946 ed è un allarme che il capo della polizia Ferrari manda a tutte le questure dicendo: attenzione, il Partito Comunista è pronto ad insorgere e in aiuto del Partito Comunista arriveranno gli jugoslavi, a loro volta sorretti dall'Unione Sovietica. Era una notizia completamente falsa che però attraversò tutti i giornali e la stessa unità, quindi il quotidiano del Partito Comunista, in prima pagina lo denunciò e lo smentì. Nel 1947 esce un altro pericolo di minaccia comunista, 1947 è un altro anno cruciale. È curioso il meccanismo di circolazione di questa notizia, perché praticamente parte dagli stessi Stati Uniti e arriva al governo italiano. E De Gasperi, una volta messo a conoscenza di questo pericolo comunista, chiede che la flotta statunitense nell'area del Mediterraneo e nell'area del Mar Tirreno rimanga ancora dopo il trattato di pace. Ed era esattamente ciò che gli Stati Uniti volevano per l'Italia. Nel 1948, in seguito all'attentato al leader del Partito Comunista Palmiro Togliatti, ci sono 3 giorni di sciopero generale, è uno sciopero che paralizza completamente il paese, ovviamente rispuntano anche le armi degli ex partigiani e circola la notizia che il Partito Comunista in realtà stia predisponendo un piano insurrezionale, il cosiddetto piano K. Anche questa è una notizia falsa. Il ministro degli interni, il democristiano Mario Scelba, dirà qualche anno dopo: non ho mai creduto alla verità del piano K, ma mi sono comportato come se questo piano fosse vero. E qua è appunto il senso di come funziona la guerra psicologica. Ovviamente negli anni 50, negli anni di pieno maccartismo, c'è una martellante campagna contro i comunisti come quinta colonna, cioè i comunisti visti come corpo estraneo all'interno dello Stato italiano e pronti in realtà a distruggere la democrazia. Ci sono moltissimi casi che potremmo citare di varie testate che in realtà raccontano leggende, come dire, i comunisti sono annidati dappertutto, sono all'interno del governo, delle forze armate, della pubblica amministrazione. Ed era lo stesso discorso che il senatore McCarthy fece dal famoso albergo della Virginia quando sventolò il foglio e disse: qua ho i nomi di tutti gli elementi che sono comunisti e sono all'interno del Dipartimento di Stato. Quei nomi non li fece mai, né mai diede alcuna prova della sua affermazione. E adesso vediamo di capire il gradino successivo alla guerra psicologica, cioè la guerra non ortodossa.
La guerra non ortodossa è l'esecuzione militare della guerra psicologica. E qua entriamo in una dimensione piuttosto complessa. Io l'ho definita, non solo io, ovviamente, anche Carlo Schmitt, ben prima di me, meglio di me, ha dato una definizione precisa della guerra fredda in questo campo, cioè una guerra non dichiarata, non convenzionale, a bassa intensità. In sostanza, con la guerra non ortodossa si creano delle strutture paramilitari governate, diciamo, dalla NATO e dai governi occidentali, che sono pronte ad intervenire. Ovviamente queste strutture sono al di fuori della Costituzione, non sono contemplate dalla Costituzione, non sono gestite dal Parlamento, sono gestite da pochissime persone che ne custodiscono il segreto e rispondono perfettamente alle esigenze della guerra fredda. In Italia abbiamo avuto due strutture. Una struttura viene chiamata Gladio ed è all'interno di una struttura europea che si chiama Stay Behind, letteralmente dietro le linee, ed era una struttura che nasce assieme alla NATO, ma nasce informalmente, non nasce pubblicamente. Ci sono dei protocolli segreti della NATO, una volta firmata l'Alleanza Atlantica, ci sono anche questi protocolli che prevedono che queste strutture in realtà funzionino ufficialmente nel caso di una invasione nemica, nel caso di un'invasione dall'est, proveniente dall'est. E quindi mettiamo che gli Stati Uniti invadano l'Italia, conquistino l'Italia, e allora in quel momento, quando l'Italia è conquistata, entra in azione la struttura Gladio per combattere una sorta di guerra partigiana. Questa è l'idea di Gladio ed è un'idea europea, esiste in Francia, esiste addirittura anche in paesi non schierati con la NATO, perché esiste in Austria, esiste in Finlandia. Questa, diciamo, è la funzione ufficiale. La funzione pratica della Gladio in Italia è che la Gladio in Italia non è stata utilizzata soltanto funzione di un'invasione sovietica, ma è stata utilizzata anche contro il Partito Comunista, è stata utilizzata per portare disordini durante le manifestazioni, come accade nei primi anni 60, è stata utilizzata per spalleggiare un tentativo di colpo di Stato, come accade nel 1964 con il tentativo al colpo di Stato, cosiddetto piano Sipar, golpe solo. Ed esiste anche un'altra struttura, questa altrettanto ignota, che si chiama Nuclei di Difesa dello Stato. Questa struttura agisce esclusivamente contro il nemico interno ed è la struttura, una delle strutture responsabili in Italia della strategia della tensione, della stagione delle bombe che si compie dal 1969 al 1974. Sia Gladio che i nuclei di difesa dello Stato sono interni alla NATO e hanno una composizione particolare, sono composti in parte da militari e in parte da civili. Allora, l'Italia a rischio golpe è una sorta di Sud America? In realtà no. L'obiettivo degli statunitensi per l'Italia è un obiettivo di controllo. La penisola italiana è cruciale, fondamentale per il controllo del Mediterraneo, ma gli Stati Uniti non hanno interesse a creare un governo nazionalista in Italia, hanno semplicemente l'interesse a poter controllare il governo, che è diverso. E quindi, diciamo, anche i tentativi di colpo di Stato che ci sono in realtà rientrano, se vogliamo, in una strategia di guerra psicologica. C'è da dire che questa idea di strutture sotterranee è straordinariamente forte
anche nell'idea statunitense. Loro parlano di covert action. E queste covert action cominciano per l'Italia già nel 1948. Le elezioni del 1948 hanno negli Stati Uniti un grande interesse e viene preparato una sorta di piano alternativo nel caso in cui le sinistre e il Partito Comunista vincano le elezioni. In quel caso le strutture sotterranee devono entrare in funzione. E ovviamente nelle elezioni del 1948, come nelle successive, si gioca molto sull'aspetto, diciamo, psicologico, e gli Stati Uniti, vedendo questo successo che avevano ottenuto anche con la guerra psicologica, sono sempre più tentati a utilizzare questa forma sotterranea, ma creando queste strutture, diciamo, di controllo, in realtà determinano una condizione anche a variare fortemente l'aspetto della legalità, perché questo implica che nel caso in cui un equilibrio elettorale non sia gradito ci sia un intervento. Quindi capite, una democrazia limitata anche con la forza, limitata anche con la pressione. Passiamo, diciamo, all'ultimo quadro, quello del 69-74. Nel 1969 in Italia avviene la strage di Piazza Fontana, esattamente il 12 dicembre 1969 muoiono 17 persone per una bomba collocata all'interno di una banca. Perché questo avviene? Avviene perché durante il 1969 c'è una straordinaria stagione di scioperi e di mobilitazione. Uno degli aspetti che determinava il controllo dell'elettorato e dell'opinione pubblica, soprattutto da parte degli Stati Uniti, era legato al controllo della forza sindacale. Nel 1969 salta completamente l'aspetto del controllo della forza sindacale. I sindacati si uniscono, sono combattivi, si estendono le categorie che vanno in sciopero e soprattutto le lotte sindacali di quell'anno appaiono come lotte contro il sistema. E a questo punto quelle strutture sotterranee che sono già presenti entrano in azione per creare un forte condizionamento nell'opinione pubblica. L'esplosivo che determina la strage di Piazza Fontana arriva da un deposito nato della Germania, viene trasportato in Italia, consegnato a degli elementi di estrema destra che lavorano con lo Stato italiano, e l'esplosivo viene inserito dentro alla banca. Allora, che cosa produce? Qual è l'effetto finale che produce questa esplosione? Beh, innanzitutto un forte calo delle lotte sociali, un'enorme campagna stampa dei giornali, perché la colpa di questo attentato è costruita dallo stesso Stato per essere affidata, assegnata alla sinistra, agli anarchici. Tutte le informative dello Stato che arrivano ai giornali danno la colpa agli anarchici. Non sarà così, è un altro enorme falso. Vediamo, per concludere, ed è l'ultima slide, il ruolo finale della guerra non ortodossa. Ovviamente sono linee che vi ho accennato e che sto sviluppando in un lavoro in corso da anni. Qual è allora l'idea finale? Destabilizzare per stabilizzare, quindi creare una democrazia protetta. È l'idea poi che si è anche ritrovata dagli stessi documenti della CIA, è l'idea che poi è apparsa dagli stessi rei confessi di Ordine Nuovo. Ma l'obiettivo è quindi quello di creare una democrazia protetta, ma una democrazia protetta che deve fare a meno di una forte fetta della legalità e di una forte fetta di verità. Gli italiani imparano
queste vicende soltanto 20 anni dopo, soltanto con la fine del muro di Berlino. Nel 1991 impareranno dell'esistenza di Gladio, nel 1993 impareranno dell'esistenza dei nuclei della difesa dello Stato, quindi molto molto tardi. Di tutta la stagione della strategia della tensione, le principali stragi non sono mai state condannate. Le uniche condanne che ci sono state rivolte contro esponenti dei servizi segreti, colpevoli di avere deviato le indagini, occultato delle prove. Vi ringrazio per l'attenzione.